Oggi parleremo di una nuova power bank distribuita dalla RAV Power. Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova video review. Oggi voglio parlarvi di una nuova power bank distribuita dalla notissima azienda RAV Power. La batteria ha una capienza di ben 10.400 mAh, il modello si chiama RPPB07 e anche questa è fornita della tecnologia ormai nota iSmart. Apriamo subito la scatola per vedere cosa c'è all'interno della confezione. Allora, come ci ha abituati RAV Power nelle sue confezioni, troviamo, oltre la nostra power bank vera e propria, la comodissima e utile pochette che ci consentirà di trasportare la nostra power bank sempre con noi, proteggendola da magari graffi, urti o altro, infatti è molto morbida e resistente, e il classico cavetto micro USB che ci consentirà di collegare la power bank ai dispositivi muniti appunto di ingresso a micro USB. Oltre a questo, il semplicissimo manualetto delle istruzioni. Allora, mettiamo questo da parte e andiamo a vedere la nostra batteria, la nostra power bank vera e propria. Allora, il peso diciamo che si sente, perché ricordiamoci che è sempre una batteria di una capienza abbastanza alta, 10.400 mAh. Allora, nella parte superiore troviamo il logo in bella mostra dell'azienda. In uno dei lati troviamo le caratteristiche specificate della power bank, con il numero seriale e la potenza di entrata e di uscita. Poi abbiamo da questa parte il tasto di accensione e spegnimento, che una volta pressato ci indicherà la carica residua. Al momento sono 4 tacche, sarà divisa in 25%, quindi è al 100% carica. La novità di questa batteria della RAV Power è che ci consentirà di poter ricaricare contemporaneamente due dispositivi e tutte e due, scusate, i ingressi, questi USB ci consentiranno di usufruire della tecnologia iSmart. La tecnologia iSmart non è altro che ci salvaguarda i dispositivi che sono collegati, infatti erogherà soltanto l'energia necessaria per ricaricare lo smartphone o il tablet collegato e riconoscerà automaticamente il tipo di amperaggio che il dispositivo necessita. Dall'altra parte troviamo un ingresso in micro USB per ricaricare la power bank. Da un lato invece è arrotondato. In sovraimpressione poi scorreranno le specifiche del peso, come potrete vedere qua nel video, del peso e delle dimensioni della power bank. Andiamo a fare subito un piccolo test, come nostro rito, per vedere se funziona tutto ok. Collegheremo il mio iPhone al power bank per vedere se tutto è ok. Allora, prendiamo il cavo Lightning, lo mettiamo qui, lo colleghiamo all'iPhone, ecco qui. Un attimino, che lo mettiamo nella home. Ok, e come potete vedere, se riuscite a vederlo, comunque vi garantisco che è partito il piccolo fulmine che ci avverte che la carica è partita. Allora, ricapitolando, con la nostra nuova RAV Power da 10.400 mAh con due uscite, riusciremo a ricaricare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio un iPhone 6 un 3-4 volte, un iPhone 6 Plus magari soltanto 3 volte, però potremmo ricaricare anche contemporaneamente uno smartphone e un tablet. Le dimensioni sono abbastanza contenute, il peso non è troppo eccessivo, consideriamo comunque sempre, come dicevo prima, che è abbastanza capiente, già superiore a 10.000 mAh, avremo la possibilità di divertirci, insomma, nel ricaricare più volte i nostri dispositivi. Potrebbe diventare una nostra compagna di viaggio inseparabile se appunto abbiamo necessità di ricaricare i dispositivi, se non abbiamo l'opportunità di ricaricare lo smartphone in una presa di corrente. Allora, come sempre, io vi ringrazio di aver visto il video, se vi piace mettete mi piace, se volete seguire altre mie recensioni iscrivetevi al canale, che ce ne saranno molte altre, e in più se volete dare uno sguardo al sito www.moreschinochannel.it, dove troverete altri sconti, scontistica Amazon, altre mie review e altre mie recensioni high tech. Grazie e alla prossima recensione!